A Natale ritorna il giocattolo sospeso. Puoi contribuire anche tu con un regalo che sarà donato a un bambino della città. È l'occasione per un gesto solidale che può allietare le feste di una famiglia in difficoltà. Si può partecipare acquistando un libro o un giocattolo in uno dei negozi che aderiscono all'iniziativa. Stiamo prendendo un po' di giocattoli anche noi per accontentare quanto più possibile bambini e bambini e quindi nei giorni di Natale offrire loro un sorriso, ci auguriamo. Noi vogliamo aiutare i bambini dei nostri quartieri a realizzare i propri sogni. Queste non sono parole mie, sono state le parole di uno dei più grandi di tutti i tempi, Mohamed Ali. Ho appena finito di fare uno spettacolo e dicevo appunto questo. Quindi oggi eccomi qua insieme a Chiara, Marciani, ma insieme a Luca, che insomma portiamo avanti questa grande tradizione che parte dal caffè in sospeso, in realtà. Tradizione che è molto bella per il popolo napoletano e adesso si è trasformata prima nell'abbonamento in sospeso per il Nest, adesso per il giocattolo in sospeso, insomma, quindi come dire, rinnoviamo la tradizione. Io ho scelto una macchinina perché è una richiesta che mi è arrivata specifica ed è importante secondo me accontentare i desideri dei bambini, per questo io invito tutti i napoletani a cercare di donare quanti più giocattoli per i nostri bambini, perché dobbiamo fare in modo che il Natale sia un Natale speciale per tutti, con un giocattolo sospeso. L'elfo è l'aiutante di Babbo Natale che viene spostato ogni giorno da una stanza all'altra della casa e i bambini, diciamo, riferiscono all'elfo e il tramite con Babbo Natale per dire se si sono comportati bene o meno e per dire quelli che sono i loro desideri e i loro giocattoli. Non solo Babbo Natale, poi si sposterà pure per la Befana, perché altrimenti pure la Befana. No? Quindi dobbiamo dire ai bambini che devono fare i bravi, esatto. Ma anche gli adulti devono fare i bravi, soprattutto donando tanti regali per i nostri bambini della nostra città. Donate, vi aspettiamo in tutti i negozi di giocattoli che hanno aderito alla nostra iniziativa del giocattolo sospeso e vi aspettiamo per fare tutti contenti i nostri bambini e bambine della nostra città. Hanno detto praticamente tutto, quindi dal caffè in sospeso al giocattolo in sospeso. Un grande atto di civiltà per tutti i napoletani e non solo.